Enzo Pizzimenti, tenore e imprenditore italo-americano e grandissimo ammiratore di Gigli e della cultura belcantistica, mi ha riferito che anche il suo maestro, Giovanni Cansiglio, aveva l'abitudine di iniziare i vocalizzi con la lettera I, prendendo proprio esempio da come faceva suo nonno. Potrebbe raccontarmi qualcosa a riguardo? Sì, a parte che ho un affetto particolare per Enzo perché veramente è un grande appassionato di lirica, un grande appassionato di mio nonno, è una persona senza il minimo interesse che fa tutto proprio per l'amore della musica. In effetti è vero, perché lo studio del canto lirico dipende tutto dalle vocali. E nonno iniziava i vocalizzi con la lettera I, però la lettera I deve essere poi inquadrata bene, non deve essere I chiusa, ma I con una posizione giusta puoi fare quello che vuoi poi con la voce.